Eccoci ancora sulle fonti TV con il nostro, le fonti Instant Focus. E allora, il nostro focus qual è di questa puntata? Quello che leggete in sovrimpressione, anche se poi spazieremo e daremo più riferimenti, ma partiamo da qui: aziende e sostenibilità, azioni concrete da adottare, che è un titolo generico, ma che ci riporta ad analizzare un concetto, quello di sostenibilità, di cui si discute tanto, di cui si parla tanto, ma che poi in termini pratici spesso non viene analizzato. Allora, cerchiamo di capire quanto e come può far bene essere sostenibili a noi, in primis, al nostro business in quanto imprese e naturalmente in ultimo, ma non in ultimo, anche al nostro paese in termini di attrattività e competizione. Usiamo questa parola naturalmente in senso positivo, perché essere sostenibile può avere solo significati positivi. Allora, io saluto i miei due relatori, chiamiamoli così, perché poi, ripeto, analizzeremo questo aspetto sotto tanti punti di vista anche attraverso una pubblicazione, un libro molto interessante di cui tra poco vi parleremo. Saluto Patrizia Tettamanzi, professoressa Luke, Università Cattaneo. Patrizia, ben trovata, è un piacere averti, perché abbiamo deciso di darci del tu, averti qui con noi. Grazie e buongiorno a tutti. Buongiorno Patrizia e salutiamo anche Enrico Vergani, analista finanziario. Enrico, è un piacere avere anche te, grazie per Buongiorno a essere con tutti, noi ciao. oggi. Allora, appunto, parleremo. Intanto chiedo alla regia di mostrare proprio la copertina del libro di cui parleremo, anche perché i fondi verranno devoluti a un'associazione, poi vi racconteremo moda al femminile e sostenibilità. Sapete peraltro anche noi alle fonti quanto siamo vicini e quanto sosteniamo, insomma, il monitoraggio di quelle che vengono definite pari opportunità, ma che a noi piace chiamarle semplicemente pari diritti, perché poi è quello, no? Donne, uomini, poco importa, però cercheremo di capire che cosa si è voluto ottenere con questa pubblicazione. Prima, Enrico, parto da te, perché cosa significa essere sostenibili oggi? Posso chiederti questo? Ah, certamente, guarda Manuela, io penso che sostenibilità in realtà sia molto più semplice di quella che spesso viene, come viene tradotta, no? Da alcuni analisti. Sostenibilità per me significa in primis cultura, significa conoscenza, rispetto e responsabilità verso l'ambiente che ci circonda, quindi sia sociale che ambientale. E in estrema sintesi, in un unico diciamo, concetto, io lo definisco buonsenso. Buonsenso, ecco, mi riferisco sicuramente alla comunità, se vuoi, italiana in primis, no? Nel testo che poi vedremo si parla di impresa, si parla di visione, si parla di sfide imprenditoriali. E se fino a qualche tempo fa, per definire l'operato di un'azienda, vista come un insieme di persone che cercano di far confluire in modo univoco i propri interessi, per giudicare questo contesto imprenditoriale si parlava spesso di leadership o di spirito di innovazione con cui l'azienda sarebbe riuscita ad affrontare il proprio futuro. Adesso, da qualche anno, con grande senso di urgenza, si è spostata l'attenzione, e o meglio, se vuoi, agli occhiali con cui si legge l'operato di un'azienda in un contesto sociale, allo spirito sostenibile, ovvero alla riuscita o il tentativo, se vuoi, da parte di chi fa impresa, di inquadrare la propria visione, il proprio desiderio di costruire qualcosa sul territorio in un'ottica più allargata, cioè in un quadro allargato non solo interno alla struttura aziendale, ma anche esterno, quindi quello ambientale e sociale, Ok. rispettoso quindi di queste dinamiche. Certo, ma ti posso chiedere subito una cosa, un po' una precisazione, poi vado anche da Patrizia, ma Sì. prima di parlare di noi individui, giustamente stiamo parlando delle imprese che determinano un po' anche quella che è la fotografia del paese, ma siamo un paese sostenibile noi? L'Italia è un paese sostenibile a oggi? Manuela, io penso di sì, perché c'è la cultura del poterlo fare, no? Il fatto, tutta questa tematica della sostenibilità, in realtà leggiamo ogni giorno grandi proclami, no? Aziende che implementano strategie di sostenibilità, autorità pubbliche che
cercano di normare comportamenti sostenibili, investitori che chiedono prodotti sostenibili. Il risultato di tutta questa politica, di tutta questa comunicazione, a mio modesto avviso, è semplicemente quella di raggiungere prima o poi un approccio culturale generico che porti il singolo cittadino, vuoi consumatore, vuoi investitore o azienda, comunque singolo cittadino come unità sociale, a comportarsi in modo responsabile nei confronti di chi sta attorno e nei confronti dell'ambiente anche sociale. Quindi l'Italia, sì, l'Italia può dare molto, può essere di grande esempio, secondo me uno tra i primi paesi al mondo, può educare gli altri ad avere un approccio sostenibile in tutte certo. le sue sfaccettature. Allora Enrico, dopo torno da te anche per il libro che adesso però volevo far introdurre a Patrizia, perché tu hai curato la prefazione appunto di questo sì. di questa pubblicazione che rivediamo ancora, Moda al femminile e sostenibilità, casi di brand e Made in Italy, insomma tante parole Patrizia, chiave di, devo dire, in questo titolo e sottotitolo, a parte femminile, sostenibilità e poi brand e Made in Italy. Allora, da cosa nasce il volume? Allora, intanto, dato che lo introduco, terrei a dire proprio due parole sul fatto che, appunto, come si sarà potuto vedere dalla copertina, io ho una coautrice nel volume, che è la dottoressa Minutiello, una mia collega, Valentina Minutiello, visto che ci siamo certo. dati molti del tu, e quindi anche in questo caso. E da dove nasce questa idea mia e di Valentina, e poi Enrico, con anche Chiara Rotelli, hanno curato la parte iniziale introduttiva? Nasce proprio dalla combinazione di diversi elementi. Quindi, come dicevi tu, Manuela, ci sono praticamente tre aree coinvolte in questo volume, che sono l'area del gender, in questo caso femminile, ma ovviamente per una questione di parità abbiamo lasciato spazio anche alla voce maschile anche nell'introduzione, la questione della sostenibilità e di un settore particolarmente importante sia geograficamente nel nostro paese sia proprio nell'ambito ESG, dove si intende environmental, social and governance, con queste tre parole, con queste tre lettere. Allora, l'idea è nata proprio dalla partenza scientifica, perché noi lavoriamo in università, quindi ci occupiamo in particolar modo di, tradizionalmente, di materie di financial communication, quindi di comunicazione di numeri, di bilanci, ma con, diciamo, il trend, soprattutto degli ultimi anni, consentitemi di chiamarlo trend, legato proprio alla sostenibilità, la comunicazione si è, non dico spostata, ma si è evoluta, e noi speriamo che si evolva sempre meglio e sempre di più, verso anche una parte non financial, quindi una parte non quantitativa. Per cui il primo spunto è stato: andiamo a vedere come alcune aziende del settore moda, come alcune imprenditrici, comunicano i dati della sostenibilità, cioè con quali strumenti, magari non i bilanci, perché questi richiedono degli investimenti a volte anche eccessivi per queste realtà di ridotte dimensioni, come vedremo, sì. ma attraverso i social network, eccetera. Seconda cosa, l'attenzione al social, quindi a tutto ciò che è diciamo dipendenti, rappresentazione di gender, e su questo tengo a precisare che combinando sempre la parte professionale con la parte scientifica ci sono due aspetti importanti. Professionale, ricordiamoci che come imprenditori o come membri di consigli di amministrazione c'è una quantità sempre ancora ridotta rispetto al genere maschile di rappresentazione femminile, sebbene ci sia una crescente, diciamo così, direzione in questo senso. E poi la parte anche della governance, quindi c'è il discorso sempre legato al gender della rappresentazione all'interno dei consigli di amministrazione, quindi del peso nelle decisioni, eccetera. Tutto questo poi calato nel settore moda
ha un'importanza rilevante, perché ricordiamoci che il Made in Italy e i brand sono i più importanti, importanti del mondo, e soprattutto la moda purtroppo è tradizionalmente come settore anche un settore ad alto impatto ambientale, quindi è un settore inquinante per tradizione, certo. E quello che noi abbiamo voluto vedere poi nel libro è, cerco di essere veloce dicendo che ritengo molto interessante anche la parte iniziale dove abbiamo voluto fare una sorta di overview sulla letteratura, e vi dico, senza annoiare la platea, diciamo che i primi studi proprio sul gender risalgono agli anni 70-80 negli Stati Uniti, e ci sono tantissime teorie dietro, tantissime motivazioni che portano le donne poi ad intraprendere attività imprenditoriali, a rompere il cosiddetto glass ceiling, quindi il soffitto di cristallo, che anche attraverso le nostre storie è molto bello vedere la motivazione, no? E quindi mi collego anche al concetto della cultura che ha evidenziato Enrico, la motivazione che può portare le donne, che può andare dal voler cambiare vita al volere, diciamo, essere più flessibili, al volere dimostrare appunto anche di non essere lì perché si è di gender femminile, ma perché si hanno delle qualità. E quindi abbiamo appunto introdotto il volume con questa analisi della letteratura, agganciandoci proprio alla nostra provenienza accademica, per poi invece dilettarci. Ecco, poi arriviamo agli altri. Ok, Patrizia, sì, no, perdonami, sì, dopo arriviamo, se no svegliamo tutto subito. Poi arriviamo anche a come, diciamo, prosegue il volume. Sì. Torno, no, ma è molto interessante, visto che poi ci siamo fermati sulla parola, abbiamo voluto dilettarci, saremo curiosi di sapere cosa avete voluto fare. E poi, diciamo, anche, diciamo così, la finalità, che è molto importante di questo volume. Enrico, torno solo un istante da te, perché appunto abbiamo detto, tu hai curato la prefazione, prima Patrizia con un sorriso ha detto, beh, abbiamo dedicato anche spazio alla voce maschile, io ritengo che dovrebbe essere sempre così, non è che se si parla di donne devono parlare solo le donne e viceversa, no? Però qual è appunto a tuo parere il contributo che in qualche modo anche simbolicamente tu hai voluto dare a questo libro? Ma guarda, io in effetti ero un po' estraneo al gruppo, e comunque di moda me ne intendo, cioè, diciamo, non sono un fashion addicted, no? Quello che mi interessava era porre l'attenzione sul fatto che sostenibilità vuol dire cultura, e è lontana la sostenibilità, cioè non c'è più tempo per fare i proclami. Tutta questa, diciamo, trend di cultura appunto che arriva sul tema è perché effettivamente ce n'è bisogno, c'è bisogno di un cambio di paradigma. Probabilmente in passato c'erano delle aziende, e ci sono da sempre individui che sono attenti all'ambiente e a come si relazionano con le altre persone, forse non avevano, soprattutto, vabbè, riferendomi alla parte più aziendale, forse non erano valutate correttamente. Sì. Oggi viviamo un'iperbole sulla sostenibilità, perché Patrizia citava la comunicazione non finanziaria. È un aspetto abbastanza curioso, perché sembra oggi che tutto si possa valutare in ottica ESG, in ottica di sostenibilità, no? E quindi anche, per esempio, la comunicazione non finanziaria è vista come strumento per influenzare eventualmente il consumatore o l'investitore. Certo. Su questo ho parecchi dubbi, soprattutto nel medio e lungo termine. Adesso è una moda. Ci sono tre aspetti che vorrei così sottolineare, no? Che ad oggi chi fa azienda, chi si interfaccia con il mondo, quindi dei consumatori e degli investitori, sta parlando di strategie, non sta parlando di risultati. E oggi c'è urgenza di risultati. Mm-hmm. C'è un problema valutativo. Ci sono dei problemi di valutazione su voci di bilancio, che sono dei numeri scritti su un foglio di carta, tra paesi che aderiscono a uno stesso network valutativo. Figuriamoci se troviamo un accordo su un metodo di valutazione di qualcosa che ha una influenza sul sociale o sull'ambiente, che non è, che, diciamo, il cui il valore è assolutamente interpretabile. Certo. E cosa fanno? Poi mi taccio. Cosa fanno i valutati? Inondano il mercato di dati.
per far capire che sono assolutamente propensi a essere super sostenibili. Ma io più dati do al mercato, al consumatore, più avrò voci talvolta discordanti che ne danno una interpretazione. Quindi è veramente un periodo storico particolarmente interessante, complicato, dove ci sono affermazioni fantastiche e fantasiose, che però fortunatamente ha un, diciamo, un aspetto molto importante, che mi rifaccio a quello che ho detto prima, è un fattore educativo, cioè è un fattore dove questa diciamo ventata culturale sostenibile vuole creare una generazione di individui responsabili. No, chiarissimo, assolutamente. Beh, sostenibilità come cultura, appunto, se si partisse da lì avremmo già fatto un bel passo lungo, no, per arrivare poi ad affrontare il tema come giusto che debba essere affrontato. Allora, Patrizia, ci siamo interrotte sulla parola, ci siamo dilettate. Ripartiamo da qui e poi diciamo subito, lo dico io, poi però lo lascio raccontare a te, che peraltro questa pubblicazione, Moda al femminile e sostenibilità, ha una finalità, insomma, benefica, perché i fondi andranno a una associazione. Appunto, poi raccontaci quindi questi due aspetti, il diletto e l'aiuto, diciamo così, in senso generale. Sì, ecco, cerco di riassumere tanti messaggi contenuti nel testo e poi chiaramente rimanderò alla lettura collegandomi. Volevo solo cogliere uno spunto che aveva dato Enrico prima, parlando dell'Italia e del fatto che poteva essere definito un paese sostenibile. Ecco, in questo senso, oltre alla sostenibilità, questo è un momento in cui circola spesso anche la parola delle società benefit, che sulle quali non voglio entrare nel merito perché non è la sede, ma solo per dire, l'Italia è stato uno dei primi paesi poi in Europa a introdurre anche questa forma societaria, sempre nell'ottica del bene comune, con anche tanti risvolti fiscali e benefici e quant'altro. Quindi sono d'accordo sul fatto che gli sforzi del nostro paese continuano e sono stati rilevanti in questa direzione. Allora, ho parlato di diletto perché, e poi concluderò con l'associazione alla quale sono devoluti i diritti, perché l'idea mia e di Valentina è stata quella di selezionare un numero di imprenditrici. Alcune le conoscevamo di persona, ma la maggior parte no, le abbiamo contattate, e in questo senso il periodo Covid è stato abbastanza favorevole, perché forse le persone avevano anche più tempo da dedicare rispetto ad ora. E diciamo che ci siamo dilettate perché abbiamo potuto discutere con loro e dalle interviste sono nati i vari capitoli dedicati. Ecco, sì. Io nella mia testa mi sono fatta una classificazione delle 10 aziende intervistate, che vi dico velocemente, poi ognuno potrà rifarsi la propria. Il fil rouge è quello che abbiamo detto, quindi moda, sostenibilità, donne. E abbiamo diversi casi. Parto dicendo, ne identifico due: Filipari e Concerie Nuvolari, che sono due casi di donne imprenditrici molto molto concentrate sulla parte, diciamo, del materiale e dell'innovazione, perché Filipari ricava un tessuto dagli scarti della lavorazione del marmo e le imprenditrici sono due giovani donne ingegneri. E invece Concerie Nuvolare è un'azienda, appunto, che si occupa di concerie, di pelli, e quindi che ha introdotto tantissimi materiali veramente innovativi, tutti certificati. Concerie Nuvolare produce anche un bilancio di sostenibilità. Poi abbiamo casi di amiche che si sono ritrovate a, diciamo così, ricrearsi anche un'attività, e in questo senso troviamo Crida e Filmi Fab, entrambe produttrici di rispettivamente capi di abbigliamento e costumi, tutti all'insegna della sostenibilità. Ricordiamoci prima che ho detto un po' dei driver, a volte si parla di push and pull per la voglia, diciamo, di fare imprenditoria, cioè di uscire da un'attività ed essere spinti a un'attività più flessibile. Abbiamo altri tre casi, diciamo, che io ho raggruppato così: Maison Olivia, Guidetti Chavatin e Orsina A, che sono casi di
giovani donne che hanno deciso di produrre qualcosa di artigianale e di focalizzare l'attenzione sul fatto del non spreco e quindi del riutilizzo di tessuti vintage, di tessuti vecchi e anche, diciamo, una sorta di rimembranza, quindi di ricordo di quello che era il passato. Okay. E abbiamo poi gli ultimi diciamo casi di più legati all'aspetto sociale, secondo me, e anche oggettivamente abbiamo un ente del terzo settore che è Progetto Quid, che produce anche un vero bilancio di sostenibilità perché anche obbligatorio per legge. Il caso di Made in Carcere, che è appunto molto valido dal punto di vista del sociale per ricreare un'attività, un lavoro per donne in carcere, e la Milanesa, noto brand milanese appunto, che ha riscoperto le borse in crochet e una serie di accessori e che io dico sinceramente di voler mettere anche nelle attività più social, perché Cinzia, la titolare, è una persona che crede molto anche nel messaggio dell'iniziativa per il sociale. E in tutto questo vi dico la decisione di devolvere i diritti a SWS Dad Onlus, che è un'associazione della clinica Mangiagalli, presentata da una dottoressa che è citata anche nel libro, che proprio vuole ricreare una vita per le donne che hanno subito violenza in ambiti diversi, anche familiare. Quindi okay, abbiamo deciso, per la filosofia del volume, per la vicinanza a questi temi, appunto, di non volere trarre profitto, ma di sperare, certo, poi di fare arrivare qualcosa a questa associazione. Beh, del resto è un po' il concetto appunto di sostenibilità, no? Attraverso i nostri atteggiamenti e i comportamenti diamo qualcosa a X, all'ambiente, al nostro paese, all'economia, insomma, quindi è un po' anche, insomma, ho reso il concetto in modo un po' più ampio, però, quindi complimenti anche per questa scelta, insomma. Quindi SWS Donna Aiuta Donna Onlus, questa è l'associazione, giusto Patrizia? Sì, così almeno ricordiamo. Sì. All'interno del volume ci sono le indicazioni, ottimo. Online. Ottimo, allora noi siamo in chiusura, ma Enrico, giusto una battuta, quindi che direzione prendere al di là di quello che è emerso e che possiamo leggere nel volume? A questo punto lo rivediamo anche in grafica, visto che i fondi vanno in beneficenza per aiutare altre donne, insomma vi invito a leggerlo. Enrico. Ah, guarda, lo sforzo deve essere fatto, lo sforzo necessario, deve essere più facilmente fatto da un tessuto sociale di base, quindi come le aziende che sono state intervistate, che sono aziende medio-piccole. Le grandi hanno problematiche più complicate, dinamiche molto più lenti e spesso possono portare a risultati abbastanza poco soddisfacenti. Quindi è uno sforzo sociale importante e dobbiamo tutti impegnarci in quella direzione, c'è necessità e l'Italia può veramente essere di esempio per tutti. D'accordo, ecco, questa è bella, mi piace come chiuso Enrico. L'Italia può essere un esempio per tutti. Allora, io ringrazio Enrico Vergani, analista finanziario, e la professoressa Patrizia Tettamanzi, LIUC, Università Cattaneo. Grazie per averci parlato di questo libro e di questo tema. Grazie mille. Grazie, grazie a te. Buona giornata a tutti. Grazie, grazie a entrambi. Grazie a entrambi per la sensibilità, anche perché è chiaro che ci vuole anche quella.